Agrigento e le amministrative, la coalizione Agrigento 2020 e le primarie, l'impegno di Agrigento, città normale, l'intervista a Peppe Vita, Dario Piparo. Si aggiunge una candidatura in vista delle amministrative di maggio, è quella di Peppe Vita. Ma attenzione, qui bisogna fare una differenza doverosa. Quella di Vita, commerciante titolare del locale Oceano Mare, oltre che membro dell'associazione Agrigento Città Normale, non sarebbe una candidatura diretta in vista delle elezioni di maggio, bensì come presupposto capitale in vista anzitutto delle primarie di coalizione. Il tavolo Agrigento 2020, che dovrebbe unire Partito Democratico, Patto per il Territorio, Megafono, Sicilia Democratica, Voce Siciliana e PDR, apre alle primarie già da mesi, momento però prorogato continuamente tanto da ventilarsi l'effettiva possibilità che queste benedette primarie in realtà potessero saltare. Il 31 gennaio era individuato come termine ultimo di presentazione dei candidati, ma il termine è decorso con un nulla di fatto. E mentre Macedonio sottolinea la consultazione come presupposto fondamentale di coalizione, Vita si candiderà e lo farà per i fatti propri. Insomma, la provocazione sembra chiara. Volete aprire la possibilità? Bene, io arrivo, sganciato da ogni singolo consesso seduto attorno al tavolo, insieme a un movimento civico, e partecipo alla consultazione dell'8 marzo. Se queste primarie di coalizione che hanno aperto i partiti sono primarie che consentono ad una associazione fatta da gente che non viene dalla politica, che con la politica non ha nulla a che spartire, ma che decide di interessarsi del proprio territorio per la inadeguatezza di una classe amministrativa che finora ha portato allo sfacelo al quale siamo arrivati, se ci consentono, e sembra che questa possibilità possa esserci, di questa apertura di casta, se ci consentono di offrire ai cittadini italiani una idea di un progetto di sviluppo di questa città e delle persone che hanno un minimo di credibilità e che vogliono spendersi per questa città senza nessuna sigla di partito, allora ben venga. Noi la partita ce la giochiamo, facciamo decidere ai cittadini, ma se poi i cittadini decidono che il progetto più convincente è il nostro, gli altri partiti correttamente ci appoggeranno fino in fondo, se vorranno. Se questa partita si gioca e si può giocare così, è un grande esercizio di democrazia. Avranno fatto veramente un piccolo passo indietro, però dimostrando di avere, i partiti stessi, una grande attenzione.